Buongiorno a tutti, siamo pronti per la seduta di consiglio. Oggi sarà una seduta molto importante, anche se durerà soltanto per tutta la mattinata. Uno dei punti principali che contesteremo subito. Ci è arrivata soltanto ieri la comunicazione con tutti i documenti, 170, di cui solo la relazione tecnica 65 pagine, per la questione aeroporti. Chiederemo che sia spostata, perché un argomento come questo non può essere trattato in una seduta che per necessità sarà brevissima. Il secondo argomento molto importante che tratteremo è la mozione per la buona scuola. Tra 5 giorni scadranno i termini per la presentazione del ricorso. Altre 3 regioni hanno già approvato la mozione per presentare questo ricorso e il Veneto ha già cominciato a preparare i documenti. Chiediamo che la regione toscana, faccia lo stesso, perché quello che è stato il vulnus della costituzionalità dovuto a questa legge è veramente enorme e ne sta parlando l'Italia intera da mesi. Altra mozione importante è la mozione per la strategia rifiuti zero affinché la regione toscana aderisca a questa buona pratica. Un altro atto importantissimo per il territorio di Massa Carrara e della Versilia è la richiesta del dibattito pubblico sul porto e poi una richiesta perché vengano dati i soldi che gli speleologi chiedono per svolgere la loro attività. Noi ci esprimeremo sul Corecom, che è un istituto che va a tutelare i cittadini per quanto riguarda le controversie telefoniche, e andremo a valutare che i costi sono un po' esagerati. Ci sono 20 dipendenti, 8 in posizioni organizzative, con un costo per solo la dirigenza di 138.000 euro. Leviamo i bonus e cerchiamo di essere più efficienti nel lavoro pubblico. E non sarà finita, come diceva la nostra collega Irene, solo la mattina ci sarà il consiglio, ma subito a ruota alle 15 incominceremo con l'istituzione delle varie commissioni che sono previste, fra le quali anche quella della Costa Toscana, che servirà appunto per andare a approfondire le problematiche di lavoro, economia e di produttiva di tutta la costa della nostra regione. Finalmente torna in commissione dopo aver ottenuto l'unanimità in commissione, torna in consiglio. La nostra proposta di inserire all'interno delle residenze sanitarie il geriatra di RSA insieme all'assistente sociale di RSA è stata approvata all'unanimità in commissione e quindi si spera che il Consiglio ratifichi questa buona prassi che potrà consentire un miglioramento di tutte le condizioni qualitative degli anziani.